Un giovane amico mi scrive: cosa dovrei fare? La lettera è molto più lunga, però io l'ho abbreviata. Sono in un momento di disperazione. La mia soglia di sopportabilità è stata oltrepassata. Ciò che mi tormenta è il fatto che debba sopravvivere in un mondo dove solo l'apparenza conta, non esistono più valori, la spiritualità viene calpestata sotto i piedi e soprattutto comandano persone di incapibile livello evolutivo che si giovano del male degli altri per il proprio bene. Non vedo un buon futuro, questa consapevolezza mi distrugge e mi rende impotente davanti agli immensi desideri di cambiamento irrealizzabile. Ma che cosa dovrei fare? Così gli rispondo. Che cosa faccio io? Che cosa dovresti fare tu? Quello che faccio io. Vivere e accettare la realtà. Accettare significa accettare Dio e le sue leggi, accettare anche il fatto che noi piccoli uomini possiamo fare ben poco per cambiare questa realtà. Cosa faccio io? Accetto, anche se mi costa dolore e delusione nel vedere i miei fratelli comportarsi come degli animali. Ma io credo in Dio e questo mi dà la forza per continuare nella mia piccola opera di sostenere chi soffre. Tu, in questo caso, e molti, moltissimi altri casi. Non posso fare di più. Accetto il mio limite. Accettare è il segreto per soffrire meno. Accettare e contemporaneamente portare un po' di sollievo a chi chiede un consiglio, una parola. Mettiti il cuore in pace e usa la tua sensibilità per dare una mano a chi sta peggio di te, senza pretendere nulla in cambio. Devi essere solo uno strumento nelle mani di Dio, che serenamente conduce se stesso ad una coscienza più ampia della realtà, in modo da essere degno di essere chiamato uomo. L'ingiustizia permea il pianeta Terra. Non c'è possibilità per ora che gli esseri umani diventino dei santi. Troppo forti sono gli istinti per poterci sperare a breve termine. E allora, che cosa dovrei fare? Che cosa dovresti fare? Io ho trovato una pseudo tranquillità percorrendo la mia strada, quella che mi arrivava da dentro. Tu devi trovare la tua strada e concentrarti solo su di essa. Il tempo ti aiuterà a vedere più chiaro il tuo cammino. Poniti un obiettivo di tipo fisico, razionale, materiale e contemporaneamente osserva il mondo intorno a te, senza lasciarti coinvolgere emotivamente, almeno per ora. Avrai tempo dopo, quando avrai trovato quello che ti riempirà la vita. L'amore, per esempio.